la nostra meta. Col cuore affermiamo che noi resteremo Zeta. Bene, e non dimenticate, domani sera c'è la serata sorella minore da Dobler! Oh, tra poco andremo a vedere Ballando con le stelle nella sala TV, quindi restate se potete. Bridget ha preparato i suoi famosissimi pasticcini. Quindi divertitevi, siate forti e vivete nell'amore, Zeta Beta! Sì! Ehi, sorellina! Ciao! Sei pronta per Carrie Anne in ABBA? Mi piacerebbe molto, qualunque cosa sia, ma devo scappare. Ok, ma ci vediamo da Dobler, giusto? Dobbiamo socializzare un po'. Sì, va bene. Ok. Ehi, ti ho preso uno degli ultimi dolcetti. Sembra che non abbiano mai mangiato zucchero. Ti prego, dimmi che non sono sempre così. No, ce la stanno mettendo tutta. Eccitate, entusiaste, ansiose. Insomma, tutte quante, eccetto Jordan. Non è rimasta per i dolcetti. Ma forse voleva solo evitare di accapigliarsi per il cibo. No, non credo che sia felice qui. Voglio dire, non mi sembra che stia legando con qualcuno. Non crederai che voglia piantarci, vero? Jordan ha bisogno dell'affetto della sua sorella maggiore. Guardate e piangete! Coppia di quattro. Andy? Ecco a voi la regina Elisabetta e la regina Vittoria. Ah, bravo, è delizioso. Prendo qualcosa per annegare il sapore amaro della sconfitta. Chi ne vuole ancora? Un bicchiere a me. Ora lascia che ti dia un consiglio. La serata del poker è fatta per far vincere i fratelli, così non devono torturarti per sentirsi superiori. Pensavo che le torture servissero a fare gruppo. No, è solo la loro scusa. Sei il miglior fratello maggiore che si possa avere. Quant'è la posta? No, allarme femmina. Ciao, Jordan. Questa qua è roba da maschi. Volano un sacco di insulti, imprecazioni e di solito parliamo molto male delle donne. Non arrossisco facilmente. Vanno bene 50? Noi puntiamo solo salatini. Oh? Scusate, credevo fossi in una confraternita. No! Sganciate, signori, è decisamente troppo presto per lasciarci evitare. Ehi ragazzi, mi piacerebbe vincere tutti i vostri soldi, ma devo andare. Cosa? Pensavo che avessi la serata libera. Andiamo, Rusty, rimani con noi, ti prometto che sarò buona. Vorrei, ma mi ero completamente dimenticato che dovevo defibrillare l'orgasmitroide transpolimerico, e quindi... Cavolo, la scienza sembra proprio dura. È un po' porca. Ah, Sputo, non dimenticare la caccia al tesoro domani. D'accordo, miss, gioco a soldi. A che giochiamo? Poker a 7 carte. La carta più bassa punta per prima. Quando volete, ragazze. Ragazze? Ci ha appena chiamato ragazze. Anche per noi è un piacere. Benvenute in casa nostra. Un dollaro a salatino? Un dollaro a salatino. Hai programmi per il weekend? Sai, ho passato così tanto tempo alla KTA ultimamente che vorrei starmene un po' qui, per pensare a me. Posso unirmi a te? Mi farebbe bene stare lontano dall'Omega Key e da Evan. Oh, a meno che con pensare a me non intendessi... No! Certo che puoi stare qui. Dale, che combini? Sto facendo una mantovana per la cucina. Cos'è una mantovana? Per essere un ragazzo gay sai poco sulle basi dell'arredamento di interni. È un ornamento per la finestra. E da quando tu sei il perfetto casalingo? Questa è casa nostra e visto che nessuno di noi ha moglie, qualcuno deve renderla confortevole. Ma è stato bello passare del tempo negli anni 50, ma devo andare in palestra. A dopo. A dopo. Buongiorno. Buongiorno. Quelli sono i ragazzi che vivono qui e saranno felici di comprare qualsiasi cosa tu venda. Scusa. Dale, speravo tanto di incontrarti. Ti dispiace se mostro l'appartamento ai signori? No, lo zerbino non dice benvenuti per caso. Fantastico. Come potete vedere, la sala da pranzo è molto luminosa e molto ariosa.